uno degli elementi interessanti comunque di The Event, in alcuni casi riuscito, in altri no, è il continuo cambio di scenari, per cui i personaggi vengono in alcuni casi volontariamente, in alcuni casi un po' meno, quindi penso alla crociera piuttosto che all'aereo risucchiato da un tunnel spaziale, catapultati in una vasta quantità e un enorme numero di scenari, ambientazioni diverse e dinamiche di questo tipo. Diciamo che sicuramente l'intento di andare a catturare una mondialità dell'ambientazione della serie, per cui quello che sta succedendo in realtà ha un respiro enorme e non un respiro cittadino come ad esempio Buffy, che per me resta una delle serie meglio studiate, comunque il destino del mondo si combatteva in un paesino di provincia. In questo caso il destino del mondo si combatte in tutti gli Stati Uniti e forse molto presto anche fuori da lì. The Event è una serie estremamente moderna e figlia di un certo sentire della cultura soprattutto pop americana in questo momento, è la gestione del bene e del male all'interno dei personaggi, per cui in realtà nessuno dei personaggi è buono fino in fondo o cattivo fino in fondo, a parte Sean, almeno per quello che abbiamo visto finora, e quindi tutti hanno o si trovano a doversi confrontare con delle zone d'ombra, per cui anche il presidente, che parte e fa la prima mezz'ora in cui sembra l'inattaccabile eroe di un nuovo mondo a venire, poi alla prima difficoltà o comunque confrontandosi con una ragione di Stato e con una minaccia vera e soprattutto sulla propria pelle e alla propria famiglia, ritratta un po' le proprie posizioni. Il capo della CIA, oltre ad avere una delle facce più belle delle serie TV americane, perché è stato anche cattivo in numerose altre stagioni ed è fatalmente il cattivo, un po' come certi attori in Derrick o in Colombo, che inevitabilmente l'assassino erano loro, comunque agisce per una motivazione di sicurezza che è sicuramente nobile e quindi non abbiamo per il momento motivo di dubitare. Potranno non piacerci i suoi mezzi, ma comunque ha un ideale da seguire. Gli alieni, di cui ancora poco sappiamo, quantomeno delle loro motivazioni, poco ci è ancora stato rivelato, probabilmente qualcosa da nascondere ce l'hanno, anzi sicuramente ce l'hanno, e probabilmente non è qualcosa di troppo simpatico. Però sono anche le vittime e quindi vivono anche loro in una zona grigia tra essere la vittima con cui vorremmo identificarci ed essere probabilmente una minaccia. In più ci sono il fronte alieno in libertà, che è diviso al suo interno, per cui anche lì è molto difficile stabilire chi ha ragione fino a che punto. Il personaggio della gente lì, che è un infiltrato, quindi come tutti gli infiltrati in realtà è una spia, un delatore, quindi insomma anche per Dante il peggiore dei peccatori, però ha delle sue motivazioni che sono di salvaguardia della sua gente, di cercare di preservare ciò che è rimasto dei superstiti, dello schianto iniziale, che anche se non lo vediamo all'inizio è lo schianto che dà via alla storia.